Hezbollah ha attaccato venerdì alcune postazioni dell'esercito israeliano che ha risposto bombardando un villaggio nel sud del Libano, morti due civili. Il fronte nord della guerra si riaccende. Nel giorno in cui sono tornati i raid aerei su Gaza e i razzi su Israele dopo una settimana di tregua. I was focused on a few things. Trying to see what we can do to keep getting hostages out of Gaza and out of the hands of Hamas. Looking at how we can both sustain and increase the humanitarian assistance that's getting to people in Gaza, and also talking about the way forward and Israel's efforts to make sure that Hamas never again has the ability to do what it did on October 7th. I nuovi attacchi hanno riguardato il nord e il sud della striscia di Gaza. A Khan Yunis la popolazione è stata avvertita di evacuare verso Rafah, al confine con l'Egitto. Il Ministero della Sanità palestinese ha riferito che oltre 175 persone sono morte e quasi 600 sono rimaste ferite dalla ripresa delle ostilità fino alla sera di venerdì. La Russia ha lanciato diversi attacchi solo nelle ultime 24 ore nella zona di Avdiivka nell'est dell'Ucraina. Nonostante la distruzione, circa 1.300 residenti rimangono nella città in condizioni terribili. Un'unità specializzata della polizia, nota come Angelo Bianco, soccorre le persone o le aiuta ad evacuare. Poco lontano, a Kupiansk, sono stati evacuati invece quasi 300 bambini, nonostante i russi abbiano colpito alcune delle vie di fuga dalla città. Для безпеки дітей ми брали маршрути через Борову на лівий берег Осково, тому що через переправу було небезпечно їх перевозити. A causa delle crescenti minacce derivanti dal conflitto in Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin ha firmato venerdì un decreto per aumentare del 15% gli effettivi dell'esercito. Saranno arruolamenti volontari, ha assicurato il Ministero della Difesa di Mosca. Il primo intervento della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a margine della sessione plenaria della COP28 sui cambiamenti climatici si è concentrato su una delle principali priorità della missione UE a Dubai, a partire dall'obiettivo cardine della conferenza stessa, ridurre le emissioni globali. The EU Commission has called on all parties at COP28 to take immediate action and bring down greenhouse gas emissions this decade. President Ursula von der Leyen was very passionate as she said, put a price on carbon. It's a market-driven instrument. The message is very clear. You're polluting, you must pay a price. You want to avoid the payment? Well, then innovate and decarbonize. Over the weekend, she will also launch the Global Pledge on Renewables and Energy Efficiency, which aims to triple installed renewables capacity and double energy efficiency measures by 2030. It came on the day that King Charles III gave a welcoming address at the World Climate Action Summit, where he joined world leaders. It was his first climate speech since becoming monarch. COP28 will continue to run until December the 12th. L'OPEC ha deciso di tagliare ulteriormente la produzione di petrolio nel primo trimestre del 2024, arrivando a oltre 2 milioni di barili al giorno in meno. L'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio si è unita alla Russia e all'Arabia Saudita, che hanno già operato i loro tagli da quest'estate. L'obiettivo è far aumentare i prezzi del petrolio, tenuti bassi da previsioni economiche ancora non positive per gli Stati Uniti e la Cina, nonché dalla politica statunitense volta a chiudere un occhio sull'aumento delle esportazioni di petrolio sanzionato da Venezuela e Iran. In realtà sulla questione tagli l'organizzazione non ha mostrato una linea condivisa. Il comunicato finale della riunione virtuale dell'OPEC non cita infatti alcuna riduzione comune e lascia il compito ai singoli stati. Il 1 gennaio il Brasile entrerà a far parte della carta dell'alleanza OPEC, diventando il 24esimo stato membro.